Ragazzi, io inizio a parlarvene, poi vediamo se arriviamo alla fine, perché quando mancano figure come quelle di Giovanni Lodetti, poi la cosa più dura è certamente parlarne, come sto provando a fare adesso, ma poi doverlo dire. Perché lo sai fra i primi, doverlo dire a tua moglie, doverlo dire ai tuoi amici, eccetera, eccetera, eccetera. Cerco di raccontare fatti per vedere se riesco a trovare il modo di raccontarvelo tutto in Giovanino. Nelle prime settimane dell'anno 2000 avevamo iniziato a pensare di fare il talk di Milan Channel. Iniziamo così a fare un po' di selezione, a parlare con un po' di persone. Ricordo che invitai, non so se loro lo sapevano, invitai a stretto giro Fabio Cudicini e Giovanni Lodetti, l'uno un'ora prima dell'altro. Io pensavo che avrei trovato più, come mia previsione di ragazzo, avrei trovato più pronto per fare l'opinionista a Milan Channel Fabio Cudicini. E invece Giovanni Lodetti fu irresistibile. Irresistibile perché non soltanto era svelto, giovane e carico, ma era anche personaggio. Questo personaggio me lo sono portato nel cuore sempre. Lui ogni anno in estate mi diceva: ma allora andiamo avanti l'anno prossimo, Giovanni Mukela, era la mia risposta. Parlavamo sempre in milanese, e tant'è che poi quando non c'è stata più la testata giornalistica di Milan Channel, dopo un anno non c'era più nessuno a dirgli Mukela, perché però non è questo. Dovete sapere che il Giovanni Lodetti era quello che... Allora, io vi rifaccio la formazione: Cudicini, Anquiletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Questi 11 li teneva sempre lui in contatto e parlava con tutti. Le ultime parole della vita di Roberto Rosato, che era malato alle corde vocali, le disse al Giovannino. Ha fatto di tutto per aiutare l'Anguilla, ha fatto di tutto per sensibilizzare anche i compagni. Ogni tanto era un po' amareggiato il Giovanin perché non tutti lo aiutavano l'Anguilla. E ci teneva, mi raccontava quando c'era qualche partita del Milan che non andava bene, arrivava alla trasmissione lunedì sera. Non puoi capire cosa è successo stamattina. Dimmi, Giovanin, mi ha chiamato il Malatrasi. E mi raccontava Lodetti che Malatrasi parlava, 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 e lui ogni tanto lasciava giù il telefono 10 minuti, tornava al telefono ed era ancora lì che parlava, cioè non è che aveva smesso per chiedere se il Giovanin lo stesse ascoltando. Racconti meravigliosi. Tutti gli amici ricordano. Prima di Natale veniva sempre in studio con il pane e il salame. Andava apposta nel Lodigiano e arrivava. Buonissimo, ragazzi. Si metteva a tagliarlo lui perché huele boom, ma va, bisogna tagliarlo bene. E tra pane e salame era veramente. Veramente strepitoso. Io la guardo sempre la maglia numero 8. La guardo sempre la maglia numero 8 perché è importante quella maglia lì. Non è importante solo la 10. Infatti, Gattuso sapeva che l'aveva portata a Lodetti. E anche l'altra sera, pensate, l'altra sera giocavano Milan Newcastle. Quando facevano i contrasti, Tonali e Loftus-Cheek, tutte e due con la maglia numero 8, mi veniva in mente Lodetti. Grande, grande, grande personaggio. Lui,
quando giocava al Milan, mi raccontava: a me mi piace, mettes lì un piatto di spaghetti al pomodoro, un bicchierino di rosso e poi guardo la partita. E poi te mangi più, Giovanni? No? No, basta, basta. Ogni tanto quando mi chiedeva: ma l'anno prossimo andiamo avanti? Sì, Giovanni, andiamo avanti. Sì, ma ricordes che mi... La funò la riserva, eh? Ma lo diceva proprio col... perché era un mite, Giovanni. Ma quando serrava le labbra, mi suonò una riserva. Per carità, Giovanni. Titolare sempre. Sempre, sempre, sempre titolare. Le ultime trasmissioni che abbiamo fatto insieme, ogni tanto quando cominciava, è perché bisogna ripartire dal settore giovanile. Sì, va bene, Giovanni ce l'hai già detto. Meraviglioso. Ragazzi, queste persone sono state, saranno sempre, se ce le sapremo ricordare, le colonne della storia del Milan. Adesso io penso alla signora Rita, sua moglie che lui adorava. Guai. Lui c'erano due cose nella sua vita: la famiglia e il Milan, nient'altro. La signora Rita, suo figlio Massimo. Ultimamente ogni tanto lo cercavo per delle interviste, per dei collegamenti, provavamo a fare, ma... Però pensavo che erano cose, mi diceva sempre che erano cose momentanee, vabbè, insomma, cose sue. Però una delle ultime volte, non l'ultima, una delle ultime volte che l'ho sentito, ho dovuto dirgli, perché quando ho saputo che era mancato William Becchi, ho preferito chiamarlo io, perché bisognava dire, avevo capito che era in un momento della sua vita, in un momento della sua età, che bisognava dirglielo piano: Giovanni, come stai? Come va? Tutto a posto? Sei seduto? Come va? Senti, devo dirti una cosa. Dimmi, devo dirti una cosa, però stai tranquillo, mi raccomando, mi raccomando. E gli dissi con mille precauzioni, con mille premesse, gli dissi di William Becchi, ma non ce l'ho fatta a non farlo piangere, perché era così. E il giovannino merita tanti, tanti milanisti al suo funerale, perché era un grandissimissimissimo milanista, ma uno di quelli granitici, ragazzi. Uno di quelli che non gli interessava mettere la faccia o apparire, lui voleva bene al suo Milan e basta. Non mischio il sacro col profano, per carità, però se pensare che è andato via dopo che ne abbiamo presi 5, vabbè, Giovanni, dai, avevi fatto te quella doppietta all'Inter negli anni 60, basta quella, dai, poi il resto, i risultati vanno e vengono. Ciao, Giovannino.